Tutti benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo un video haul perché mi è capitato di fare un velocissimo salto da Primark e quindi ho comprato quattro cosine, ma soltanto un vestiario, tutto il resto sono cose di casa e soprattutto candele, ma ce ne sono di carine questa volta e molte profumano anche di buon profumo, cioè hanno un buon profumo, perché molte volte mi è capitato tempo indietro di guardare le candele di Primark, ma avevano tutte un odore che non mi piacevano. Invece questa volta sì, quindi ho comprato qualcosina. Quindi questa è la mia borsa del mio shopping. Come vedete c'è anche un cuscino, ma iniziamo subitissimo a vedere cosa ho comprato. Non so se mostrarvelo subito o lasciarlo alla fine. No, lo lascerò alla fine questo. Due cose super banali che ho comprato sono questi. Io non ho mai comprato i dischetti di Primark per struccarmi, però ne avevo bisogno, li sto finendo ed ero lì, ho detto, ma sì, per 75 centesimi li provo. Tanto che ne ho sempre sentito parlare molto bene, che molti li comprano e ho deciso di comprarli anch'io. E vorrò comprare anche prima o poi, vorrei comprare anche le salviettine struccanti, che anche quelle ne ho sentito parlare bene. E continuiamo. Poi ho comprato una cosa super sexy, che è questa cuffiettina qui, che ancora non l'ho usata per poter fare il video. Ed è la cuffia per la doccia. Praticamente da quando ho i capelli corti, anche se mi faccio la coda, i capelli dietro mi rimangono che sparano tutti giù e mi serve per forza avere una cuffietta per tenerli tutti sui capelli, perché sennò me li bagno sempre. E quindi ho deciso di comprare questa con, super chic, con i pois rosa, con i pois dorati. Direi che è molto schiettosa. Poi vi faccio vedere il vestiario. Di vestiario ho comprato un pigiama, un pigiamino, e ho comprato, finalmente ho trovato un pigiama di questo cartone, però non era quello che volevo all'inizio, perché quello che volevo io non l'ho mai mai trovato, non so neanche se sia mai realmente arrivato o se è arrivato nei momenti che io non andavo da Primark, perché non è che io vivo da Primark, eh. Praticamente il pigiamino è questo, è tutto rosa ed è di Mulan. Guardate quanto è carino, cioè bellissimo, bellissimo, mi piace tantissimo, con anche i fiori di ciliegio così, e l'ho pagato 7 euro. Sì, magari sì. Ok. Ah, questo qua della doccia l'ho pagato 2 euro, abbastanza poco. Ok. Prima di passare alla sfilza di candele, vi faccio vedere altre due cosette e poi passiamo alla sfilza di candele, ma sfilza. Allora, ho comprato questa pennina di Harry Potter. Guardate, carina. Ha tanti colori perché io ho l'agenda di Harry Potter. Se avete visto qualche vlog, in vlog vi presento la mia Berta. Lì vi faccio vedere la mia agenda nuova di quest'anno, il 2020, ed è un'agenda di Harry Potter. E quindi questa ci sta da Dio, cioè questa è fatta per lei. Quindi eccola qui, con tanti colori, così ne ho un po' per scrivere. E l'ho pagata 2,50 euro. Poi ho comprato una tazza, ed è la mia prima tazza di Primark. Però se continuiamo così probabilmente io farò scorta di tazze, sì, perché sono stupende. Le avevo già viste tempi fa, quelle di Harry Potter, così che erano carinissime, ma non le ho mai comprate. Però questa non potevo lasciarla lì, cioè questa diceva, Deborah, prendimi, Deborah, prendimi, Deborah, prendimi. Che fai? Non la prendi? Ma certo che la compri. Ed è la tazza di Riverdale, guardate che carina. C'è scritto Property of Riverdale Vixian, che sono le cheerleaders, e il loro logo. E l'ho pagata soltanto
3,50 euro ed è molto carina in realtà, quindi approved. Vediamo se, non riesco, se riesco a non romperla mentre faccio tutti da su e la riporto giù. Poi passiamo alle candele. Sì, e poi vi lascio l'ultima chiccheria che per me è la chiccheria. Che per me è la chiccheria, però magari per voi non lo è. Però io sono molto molto contenta di quell'articolo, quindi... Candele, partiamo con quelle piccoline da 1 euro che sono con dei packaging veramente veramente carinissimi. Stesso packaging, ma profumazione diversa, sono queste due. Sono, allora, prima questa che è viola, pagata 1 euro, ed è la Oriental Gradient. Boh, Oriental qualcosa. Che non ci vedo, c'è buio qua dietro. Voi vedete, è abbastanza luminoso, ma io c'è veramente buio qui. Ah no, era Orient Orchid. Va bene. Ed è buonissima, cioè veramente la profumazione mi fa impazzire. È veramente, veramente carinissimo. Ok, guardate questo. E la profumazione mi fa impazzire. Infatti, io non la vorrei consumare questa. Quindi mi sa che per provarla ne comprerò un'altra perché veramente sono carinissime. E poi abbiamo questa verde. Abbiamo questa verde che si chiama Wild Mint and Sage. Sempre al modica prezzo di 1 euro. Ed è uguale. Verde, molto bella. Però io non ci sento molto odore a questa, però mi piaceva veramente il verde. Cioè, questo verde è bellissimo. Il packaging mi piace tantissimo e quindi che fai? Non la compri? Ma certo che la compri per 1 euro. E fu così che spendi 80.000 euro perché costa 1 euro. Che fai? Non la compri? Certo che la compri. Poi, questa qui, un pochino più grande, ma sempre al prezzo di 1,50 euro, quindi poco più, però è veramente abbastanza più grande dell'altro, vedete? Ed è alla Madagascar Vanilla. E anche questo è veramente, secondo me è tipo una chicchiera molto elegante come packaging. E l'odore è fantastico, sa molto molto di vaniglia, veramente buono e mi piace tantissimo. Anche questa non so se mai la accenderò realmente. Comincio ad avere dei piccoli problemi ad accendere le candele perché adoro il profumo delle candele, ma non le voglio consumare, quindi sono un pochino, ultimamente sono un pochino. Ultime due candele, certo, perché ce n'è una terza, ma una terza non è di primer, quindi ve la faccio vedere alla fine. Ultime due candele di primer sono in versione più grande, però hanno un packaging veramente 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 molto molto carino. E sono questa qui che vi facessi vedere il nome, sono Soft Pink Peony e Soft Cashmere. Sono rose e verdi e ovviamente ognuno ha la sua profumazione. Che mi fanno impazzire tutte e due, sono veramente veramente molto buone come profumazione e anche il packaging è veramente molto essenziale, veramente, però molto carino. E queste costavano 3 euro. Sì, tutte e due 3 euro. Ora vi faccio vedere l'ultima chiccheria che è veramente scicchettosissima. Ciao Dio, è un cuscino, però io amo questo cuscino. E finalmente l'ho trovato. L'hanno rifatto in versione più primaverile perché mi ricordo quello più invernale non era questa colorazione. Però ora l'hanno fatto in versione
primaverile probabilmente o estiva, non so. Però mi piace lo stesso i colori, anzi, forse mi piacciono anche di più. E l'ho comprato e l'ho trovato e l'ho comprato. E ne ho comprato soltanto uno perché comunque costa 9 euro. Non è tantissimo per un cuscino, ma non è neanche proprio pochissimo. Perché a Primark, da Primark ne trovi anche a molto meno i cuscini. E quindi mi accontento di questo cuscino. Ed è questo cuscino di Mulan. Guardate quanto è carino. È fatto uguale all'altro, credo. Io non ce l'ho l'altro perché non l'ho mai trovato. Penso che sia fatto proprio uguale, sia dimensione che come è fatto. Penso anche il disegno sia lo stesso, solo che cambiano lo sfondo, che l'altro era blu, mi sembra. Questo è un bel verdone, vedete, guardate, è un bel verdone. E poi è così, boh, non lo so, mi piace tantissimo, è veramente, veramente molto bello. E questo però l'ho pagato 9 euro, come vi dicevo prima. Sono contentissima, già questo è il mio cugino, io amo. Mi sa che questo, amore, quando vedrai questo video, probabilmente questo non andrà giù in salotto, letto. E ultima cosa, che però non è di Primark, però vabbè, la butto qui tanto che è giusto una cosettina piccina picciò. Da Casanova ho trovato le Yankee Candle in offerta. Ho trovato una profumazione che non mi dispiaceva. E che fai? Non la compri? Ma sì che la compri. E l'ho comprata, infatti. Ed è piccina, è la piccina, molto in offerta. L'ho trovata veramente molto in offerta. Ma perché? Perché sono le collezioni di Natale. Ora chi se le ciuccia più le collezioni di Natale. E quindi devo essere ciuccia e me la sono comprata. Offerta da 11,90 euro, l'ho pagata 5,90 euro e ho comprato la After. Ce la possiamo fare. After Sliding. Si vede qualcosa? Penso di sì. Ok, After Sliding ed è molto natalizia, molto natalizia, infatti credo che la terrò spenta per almeno fino all'anno prossimo, probabilmente magari la metto pure qui, non lo so, però ce l'ho, mi piace, mi è piaciuta, mi piaceva già la versione, l'avevo già sentita a Natale, questa già mi piaceva, però poi non l'avevo mai comprata e adesso invece per 5,90 euro l'ho comprata. Avrei preferito trovare quelle grandi, però non l'ho trovata di questa profumazione e quindi ho preso questa piccolina e mi sono accontentata. E niente, il sacchetto è vuoto, quindi il mio shopping è finito, quindi cioè non ho speso tantissimo, anche perché sono di Primark, sono tutte cose da 1 euro, 2 euro, 3 euro, a parte il pigiama che è 7. E il cuscino che è 9. Tutto il resto, cioè, probabilmente questa spesa, tutte queste cose, massimo 35 euro, non lo so, però massimo, secondo me, siamo super giù di lì come costi. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. E volevo anche chiedervi una cosa, vi potrebbe piacere l'idea di fare un video dove facciamo un full make-up con i prodotti di make-up di Primark? Che non li ho mai provati, sono molto curiosa di provarne qualcuno e vorrei magari fare tipo un full face e vedere come ci troviamo, come hanno. Vi potrebbe piacere come idea? Secondo me è carina, però fatemi sapere. E nulla, quindi vi lascio alla vostra giornata. Vi saluto. Ciao!